neanche il venerdì 17 per gli amici napoletani, che so che loro sono sempre abbastanza scaramantici. Infatti, un sacco mi avevano scritto nei commenti nel video precedente: no, ma oggi non ce la facciamo, venerdì 17. Qua non ci sono venerdì 17, martedì 13 e che cosa vogliamo inventare più? Qui si vince e basta, si vince e si convince. E poi chi sono? Kvaratskhelia, Osimhen, Osimhen, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Osimhen. E non si fermano più. Altro giro, altro regalo. E a nanna già anche la 23ª giornata per chi insegue Ena. Massima, oramai io penso che chi insegue lotta per altre, non ci pensa neanche più al Napoli, si sono anche stufati. Belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane balù. Niente e niente, e c'è da commentare la partita del Napoli che anche oggi comunque ci ha fatto vedere sprazzi di gran calcio, un primo tempo pazzesco, un secondo tempo in gestione. Vabbè, dai, comunque parliamone, parliamone insieme. Innanzitutto fatemi ricordare, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. È gratuito, non costa nulla. Un bel like al video, che anche quello male non fa, mi raccomando, ci tengo e avanti così. Soprattutto, ragazzi, scaricate l'app di OneFootball. Se amate il calcio quanto lo amo io e volete vedere queste partite, avere notizie, soprattutto voi napoletani, perché la potete personalizzare con la vostra squadra del cuore, scaricate l'app di OneFootball. Correte sotto il link in descrizione, come dico io, correte sotto il link in descrizione a scaricarla perché è gratuito e vi regala qualsiasi tipo di cosa: highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, statistiche, pronostici, formazioni, tutto ciò che riguarda sul calciomercato, veramente completa in tutto e per tutto. Non dovete fare altro che correre sotto il link in descrizione e scaricarla perché bella è l'app di OneFootball. Allora, niente, proprio gol in live 3-0, prego, 3-0. Avevo già fatto la miniatura 2-0, 3-0 al 93esimo Simeone. Ragazzi, Simeone, che secondo me oggi, ecco, se c'è un piccolo neo, vogliamo dire, nella gestione della partita, secondo me è stato fatto entrare un po' troppo tardi Simeone. Io l'avrei fatto un po' prima il cambio, non tanto per non rischiare, perché poi è uscito, si toccava la coscia, insomma, in una partita sostanzialmente chiusa avrei fatto questo cambio un po' prima, anche perché poi Simeone è in palla, entra e fa gol. Questo, se gli dai 30 secondi, gli dai mezzo tempo, non cambia niente. Il suo gollettino lo timbra sempre, perciò vuol dire che anche lui è dentro con la testa nel progetto. Grande gol, gran gol di testa. Perciò 3-0 mi fa prendere perché io avevo detto over 2,5. Insomma, mi mancava. Check in gol adesso. Vabbè, adesso vediamo in diretta se lo danno o meno. Comunque, detto questo, ragazzi, al di là del terzo gol, se è fuori gioco o meno, una partita nettamente stradominata dal Napoli. Anche se comunque devo dire, il Sassuolo ci ha provato, ragazzi, ci ha provato. Però quando davanti hai una squadra del genere, veramente diventa poi difficile. A un certo punto tu dai tutto per tutto, ci provi. Annullato, gol annullato, fuori gioco, perciò non mi ha fatto prendere l'over 2,5. Rimane 2-0 e rimane la miniatura di prima. Va bene. Vabbè, stavo appunto dicendo, quando trovi un Napoli così, quando trovi una squadra che gioca veramente bene a casa, cioè il primo tempo è stato qualcosa di imbarazzante. Cioè io, a parte il fatto che non so, questa sarà la 15ª partita che il Napoli chiude in mezz'ora. In mezz'ora chiude la partita. 30esimo, già 2-0, bello che è finito, un palo, azioni, altre azioni, cioè veramente è stato un qualcosa di imbarazzante il primo tempo, cioè sembrava di vedere un'amichevole tra una squadra di Serie A e una. Ma non la togliere al Sassuolo, non voglio denigrare il Sassuolo, è che proprio il Napoli è talmente superiore che fa sembrare anche squadre che comunque, ragazzi, il Sassuolo arriva dalla vittoria col Milan, la vittoria con l'Atalanta, insomma, da una serie, è vero che stava facendo male, però si era un po' ripreso.
Però quando giochi con il Napoli ti fa sembrare una squadra di basso livello, di Serie B, di Serie C, perché veramente ti sovrastano in tutto e per tutto. Il primo tempo è stato imbarazzante e hanno chiuso sostanzialmente la partita, ma giusto per far capire a chi pensava, venerdì 17, prima o poi arriva il calcio, sono tutti lì acquattati, no? Come gufi dietro l'angolo, sul trespolo, sono tutti lì acquattati a vedere il crollo, il calo di gennaio, siamo arrivati a marzo un altro po', ancora non si è visto sto calo. Tutti lì ad aspettare, loro cosa fanno? Cosa fanno? Ah, si è aspettato mezz'ora, chiudiamo la partita. E quello è stato un gran primo tempo. Kvaratskhelia è tornata ai livelli del girone d'andata. Era calato un po' dopo l'infortunio alla schiena, insomma, dopo la sosta, era rientrato, sì, però poi pian piano si è ripreso. Insomma, anche oggi sprazzi di grande calcio, cioè, insomma, tocchettini, tunnel, cose, veramente quello. Cioè, il bello è proprio che quando guardi le partite del Napoli, che c'è quando c'è Kvaratskhelia e Osimhen, tu sai le caratteristiche dei due e ti aspetti la giocata, no? Quella giocata lì, il tunnel, piuttosto che il tocchettino prima che mette il piede il difensore per saltarti, come fa solitamente Kvaratskhelia, il pressing asfissiante di Osimhen, ma te lo aspetti, no? E anche gli avversari se lo aspettano e nonostante tutto riescono a farlo, perché sono veramente un qualcosa di impressionante, impressionante quello che riescono veramente a dare e niente, il resto poi, ecco, non ho visto benissimo Olivera, sicuramente non è agli stessi livelli di Mario Rui, però insomma va bene, anche Politano oggi l'ho visto un po' sottotono, ecco, forse gli unici due che non ho visto un granché bene, il resto la squadra è quella, che dire, il gol di Kvaratskhelia è un qualcosa di impressionante, perché fa quel tocco lì che appunto dicevo prima ad anticipare il giocatore. Superiorità numerica, arriva fino al limite dell'area, tutti si aspettano il passaggio, finge il passaggio di qua di là, poi piazza la palla lenta lenta nell'angolino, facendola passare sotto le gambe del difensore. Quello sembra un gol banale, ma è tutt'altro che banale, è un grande gol quello lì, è un gol pazzesco, così come è pazzesco il palo che prende subito dopo il Sassuolo, che ha reagito subito, fin da subito ha voluto reagire, ha preso subito il palo dopo pochi secondi, forse neanche un minuto era passato dal primo gol del Napoli, prende il palo. Però il Napoli si rassesta, cioè non subisce il contraccolpo, anzi riesce a reagire subito, non si fa intimorire dalla situazione, prende un palo Osimhen, anche il grande giocata, insomma, si era già urlato al gol, c'è cioè mio figlio che impazzisce, per Osimhen Kvaratskhelia impazzisce, aveva già urlato al gol, invece prende il palo, vabbè, gli sono bastati qualche minuto in più e poi l'ha fatto lo stesso, anche se devo essere sincero sul gol di Osimhen, fa una grande giocata. Il portiere ha delle responsabilità, anche se magari non se l'aspettava più, che a un certo punto da quella posizione non te l'aspetti più col difensore, magari ti aspetti un cross piuttosto che sei un po' molle in quella palla mentalmente come portiere, e invece te la piazza lì nell'angolino, cioè gran gol. Spettacolo, spettacolo allo stato puro, sostanzialmente partita chiusa, perché poi il problema del Napoli è che non subisce gol, c'è il problema per gli altri, non del Napoli, il Napoli non è un problema, non subiscono, cioè ragazzi, il Napoli non subisce gol, cioè non subisce, le ultime partite mi ricordo io 3-0, 3-0, 2-0, ma non subisce gol, quando è stato l'ultimo gol subito? Con l'Inter, forse con l'1-0 lì, forse, adesso io non voglio sbagliare, ma subisce pochi gol e se vai 2-0 basta, finisce la partita, non, anche perché poi tu cosa fai? Ti devi sbilanciare per poter pareggiare, lasci degli spazi in più con quelli e dove vai più? Già entrano quando spazi non ce n'è, se lasci qualche spazio in più, sostanzialmente diventa molto, molto, molto difficile riuscire a penetrarli e basta. Secondo tempo in gestione, hanno gestito alla grande, secondo me, come dicevo appunto prima, fin troppo. Secondo me il cambio Osimhen Simeone l'avrei fatto un pizzico prima, ma anche perché per far rifiatare, sì, la partita si vede quando è in gestione, in controllo. Poi è vero, mai dire mai, per l'amor di Dio, però comunque entra Simeone. Simeone non è uno che non è Osimhen, però è uno che il suo quando entra lo fa, si danna, si pressa anche lui, e poi timbra, anche oggi ha timbrato, fuori gioco millimetrico, ma ha timbrato anche oggi, perciò insomma io avrei messo
L'avrei levato prima Osimhen appunto per preservarlo un pochettino, anche perché poi le partite di Osimhen sono veramente asfissianti, cioè lui corre tanto, pressa, torna indietro, veramente il lavoro che fa Osimhen è pazzesco. Ecco, in vista della partita appunto di Champions League, farlo rifiatare all'80, lui è uscito se non sbaglio all'82esimo, 83esimo, io al 65esimo l'avrei levato, avrei messo Simeone, l'avrei fatto. Vabbè, comunque, detto questo, nulla di che, non penso si sia fatto nulla di grave, speriamo. Perciò bene, bene così ragazzi, il Napoli 62 vuoto e poi gli altri, perciò veramente da record. Un abbraccione di cuore ragazzi a tutti quanti, mi raccomando, buonanotte, buon venerdì sera, fate i bravi, non bevete troppo, mettete un bel like al video, ci vediamo domani, dai, ciao ciao, bye!